Mister, stasera la partita si era messa male, se ne è andati subito in svantaggio, poi però eravate riusciti a riportarla sull'1-1. E cosa è successo poi? Perché dal 30° al 40° del primo tempo avete preso tre reti che hanno cambiato notevolmente il discorso qualificazione e l'intera partita. Sì, sinceramente, niente, siamo venuti qui per provare a giocarcela fino alla morte e vi dico la verità. Per come è andato proprio tutto l'andamento della partita, 90 minuti, io so fiero dei miei ragazzi perché nonostante sotto 4-1 hanno continuato a spingere, a provare a fare un miracolo, perché poi era un miracolo. Siamo arrivati a questa partita un po' rimaneggiati, nel senso che mi mancavano tutti i difensori di ruolo. Ho dovuto adattarmi meglio che potevo, purtroppo abbiamo pagato quello. Dietro abbiamo fatto quattro sciocchezze una dietro l'altra e il Braccagni è stato bravissimo perché su ogni errore nostro ci ha punito. La verità è che Braccagni ha fatto 5 tiri in porta e ha fatto 5 gol, perché questa è la nuda e cruda verità. Vero che anche noi non abbiamo fatto granché di più. Però poi ci abbiamo provato, quindi non, ripeto, sono contento. Più che altro perché avevamo fatto una scelta ben precisa di venire qui senza prendere prestiti, senza prendere con i nostri. E avete visto anche stasera che alla fine i prestiti del Braccagni hanno fatto la differenza, perché la punta, voglio dire, è un giocatore già pronto, ripeto, su errori nostri, clamorosi, e sicuramente un po' anche di inesperienza, voglio metterla così. E ripeto, loro sono stati bravi, hanno qualità in quel giocatore lì, e va bene così, ripeto, io sono comunque contento perché ci abbiamo provato, con un po' più di fortuna magari poteva mettersi la partita in una maniera diversa, anche se a onor del vero il gol dell'1-1 è stato totalmente fortunoso, quindi probabilmente la misura della partita credo che, ecco, l'abbiamo trovato per caso il pareggio. Poi magari nel secondo tempo, vuoi perché loro, forti del vantaggio, si sono abbassati un po', non lo so, forse perché noi non avevamo più niente da perdere. Ecco, la squadra mi è piaciuta un po' di più perché almeno abbiamo provato, abbiamo creato, Maccarucci ha fatto una grande parata che poteva essere 5-4, non cambiava la sostanza delle cose. Però, ripeto, io sono contento della mia squadra perché per quello che siamo abbiamo fatto tanto. Mi dispiace solo che li devo abbandonare, ragazzi. Questa era l'ultima partita mia con loro, lo sapevano, gliel'avevo detto prima della partita. Voglio ringraziarli pubblicamente perché mi hanno fatto passare un anno meraviglioso e devo solo che dirgli grazie per quello che hanno fatto con me. E grazie a voi per tutto il seguito che avete avuto.